Tutto il mondo non fa altro che parlare di AI. Ormai non è più una novità e ci sono anche un sacco di opzioni tra cui scegliere. ChatGPT, Gemini, Bard, Copilot. Una cosa che tutti questi modelli hanno in comune è che girano in cloud. Alcuni poi come ChatGPT4 o Gemini Advanced dobbiamo anche pagarli mensilmente. Ma se volessimo creare una nostra AI che gira in locale e che non ci costi una lira, incredibilmente si può fare. Oggi quindi ti mostro come creare ed addestrare il tuo modello di AI. Tutto in locale completamente gratuito. Ciao, mi presento, sono Gian e ti do il benvenuto sul mio canale. Qui troverai contenuti tra virgolette nerd, tutorial di ogni tipo, programmazione, recensioni di prodotti tech e molto altro. Se queste cose stuzzicano la tua curiosità, vuol dire che sei dei nostri. Ti chiedo quindi di iscriverti per non perderti i prossimi video. Notiziona, ho aperto da poco il profilo Instagram ufficiale del canale. Se ci farai un salto oltre a questo bel faccione, troverai anche codici sconto ed offerte interessanti. Infine, mi trovi anche su TikTok e Telegram, dove carico contenuti decisamente più pazzi. Ok, iniziamo. Creare completamente da zero un LLM, ovvero Large Language Model, richiederebbe molto di più del nostro computer. Servirebbe un data center intero e probabilmente qualche petabyte di dati di addestramento. Evidentemente per noi questa strada non è percorribile e quindi andremo, tra virgolette, ad imbrogliare. Andremo a prendere un LLM open source già presente dalle ottime prestazioni. Effettueremo poi una rifinitura del suo attuale addestramento, in modo quindi da personalizzarlo e renderlo completamente unico. Il modello che utilizzeremo e che vi consiglio è Llama 3. In ogni caso potrai comunque scegliere tra una lunga lista di modelli pronti e personalizzabili. Llama 3, Aya, Mistral, Gemma, Codelama e potrei davvero andare avanti. Prima di continuare voglio ringraziare UserCentric che è lo sponsor di questo video. Il mondo del marketing sta cambiando. Google Chrome presto non supporterà più i cookie di terze parti. Già oggi poi Google Ads e Google Analytics richiedono esplicitamente il consenso degli utenti per sfruttare tutte le feature disponibili. Non parliamo poi degli aspetti legali legati al mondo dei cookie. Davvero un incubo. Insomma, avere un tool che raccolga le preferenze degli utenti e che sia compliant con le leggi sulla privacy è assolutamente necessario. Se non sai da dove partire, tutto questo ti sembra complicato, nessun problema. La soluzione è Cookiebot di UserCentric, un tool plug and play per raccogliere i consensi degli utenti disponibile sia per i siti web che per le app. Cookiebot di UserCentric è la consent management platform più utilizzata online. È infatti presente su oltre 2 milioni di siti web ed applicazioni. Iniziare ad utilizzare Cookiebot è super semplice. Basta fare il login, aggiungere il tuo dominio, copiare lo script che viene generato ed incollarlo sul tuo sito. Per personalizzare la grafica del banner potrai scegliere tra uno dei template disponibili oppure ancora crearne uno customizzato. In questo modo il banner avrà un design consistente con il resto del sito. Cookiebot non solo ti mette sulla strada giusta per essere compliant con la legge GDPR europea, permette anche di scegliere numerosi altri legal template per essere in regola con diverse leggi internazionali sulla privacy. Cookiebot offre inoltre un periodo di prova gratuito di 14 giorni per decidere se è la piattaforma giusta. Trovate maggiori informazioni sul tool e sul suo funzionamento in descrizione. Il nostro tutorial si dividerà in tre parti: installazione di Llama e Llama 3, personalizzazione del Large Language Model per creare la nostra AI ed infine testing della nostra AI. Può sembrare complesso, ma in questo video faremo tutti i passaggi necessari e li spiegheremo. In questo modo davvero tutto quello che facciamo sarà davvero alla portata di tutti. Passiamo ora alla pratica, spostiamoci sul Mac ed iniziamo dalla parte 1. Installazione Llama e Llama 3. Eccoci qui sul Mac e come prima cosa andiamo a aprire Google Chrome. Andiamo a cercare Llama e andiamo sul primo risultato di ricerca. Proprio questo sito dall'interfaccia minimal con questo simpaticissimo Llama che ci sta fissando è il sito da cui andremo a scaricare Llama 3 che andremo poi dopo a personalizzare. Facciamo un po' di chiarezza: Llama è il nome dell'applicazione che andremo adesso a scaricare, mentre invece Llama 3 è il nome dell'LLM. Come vi ho anticipato nell'introduzione, tramite Llama possiamo eseguire tantissimi modelli. Cliccando infatti in alto a destra su Models possiamo vedere tutti quelli disponibili e sono davvero tantissimi. Torniamo adesso in un page cliccando sul simpatico Llama in alto a sinistra e andiamo a cliccare su Download per iniziare a scaricare Llama. Quest'app è disponibile per macOS, Linux ed anche in versione preview per Windows. macOS è già preselezionato e clicchiamo quindi su Download for macOS. Attendiamo quindi qualche secondo il completamento del download. È un file zip
zip, quindi dovremo poi dopo andare ad estrarlo. Ok, fai completamente scaricato e andiamo nella cartella dei download. Ecco qui lo zip in questione ed andiamo ad estrarlo, basta un doppio clic. Ancora una volta troviamo il simpatico lama che ci guarda e andiamo a trascinarlo nella cartella delle applicazioni. Eccolo qui ed andiamo ad avviare l'applicazione. Confermiamo, schermata di benvenuto e clicchiamo su next. Arrivati a questo punto dobbiamo andare ad installare il comando OLLAMA che andremo poi ad eseguire dal terminale. Clicchiamo quindi su install. Ci viene chiesta la password. Ecco l'istruzione che dobbiamo adesso andare a copiare per eseguire poi dopo il modello LAMA 3. Clicchiamo quindi su finish. Andiamo quindi nelle applicazioni, utility, e qui andiamo ad avviare il terminale. Vediamo se riusciamo a fare un po' di zoom così che si legga meglio. Ok, perfetto. Che cosa mai dovremo mettere all'interno del terminale? La stringa che abbiamo copiato prima. Quindi facciamo command V. Eccola qui e per confermare clicchiamo su invio. L'applicazione LAMA che abbiamo scaricato prima non comprendeva l'LLM. Potendo infatti andare a scaricare il modello che vogliamo, questo viene scaricato in un secondo momento. Adesso infatti stiamo andando a scaricare LAMA 3. In totale sono 4,7 GB di modello, che tutto sommato non è male se teniamo a mente che tutto questo girerà completamente in locale e non sarà necessaria la connessione ad internet. Attendiamo quindi che finisca il download. Ormai manca pochissimo, 99%, e siamo rimasti agli ultimi secondi. Ok, modello completato e adesso sta scaricando altri file necessari all'esecuzione. Questi per fortuna sono molto più leggeri e infatti ci mette pochissimo. Tecnicamente è già tutto pronto per chattare, ma andiamo a vedere che cosa possiamo fare all'interno di questa interfaccia. Scrivendo backslash punto di domanda e dando invio, vediamo tutti i comandi che possiamo eseguire all'interno di questa sezione. Ci sono un po' di opzioni, tra cui il comando set per impostare alcune variabili di sessione, il comando show che ci dà informazioni dettagliate sul modello che stiamo utilizzando. Andiamo subito a provarlo, backslash show. Abbiamo altre opzioni e andiamo a fare show info. Ecco qui le informazioni sul modello che stiamo utilizzando. Modello LAMA, 8 miliardi di parametri. Tornando al menu principale possiamo vedere che abbiamo il comando load per caricare una sessione passata o un modello differente, il comando save per andare a salvare la sessione coerente, il comando clear per cancellare la sessione coerente ed il comando buy per uscire. Non facciamo i maleducati e andiamo a salutare la nostra intelligenza artificiale. Ciao virgola, come stai? Punto di domanda. Ecco la nostra prima risposta. Ciao, sto bene, grazie. Sono un'intelligenza artificiale in grado di comunicare in italiano. Come posso aiutarti oggi? Chiediamogli qualcosa di più complesso. Scrivimi un articolo che parli di come l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare l'umanità nei prossimi 200 anni. Ecco qui che il nostro articolo si materializza davanti a noi. Ha scritto un bell'articolo corposo. Uno dei limiti dell'utilizzo delle piattaforme online di intelligenza artificiale come ChatGPT, Gemini e così via è che hanno un numero limitato di token che possono utilizzare per risposta. Ci sta anche perché se dessero risposte lunghe ad ogni singola persona, i server consumerebbero molta più corrente e loro in ultima analisi spenderebbero molto di più. Con il nostro bel modello offline non abbiamo di queste preoccupazioni. Cancelliamo i dati della sessione e andiamo a chiedergli una cosa completamente diversa. Scrivimi il testo di una canzone pop su Shrek. Ecco che la canzone si materializza davanti a noi. Abbiamo il testo della nostra canzone, questa volta l'ha generato in inglese, anche se ci ha risposto in italiano, ci ha detto ecco il testo per una canzone pop su Shrek e poi ha utilizzato invece l'inglese per andare a comporre la canzone. Il titolo di questa canzone è Non aver paura della palude. Questa incredibile canzone poi l'ha divisa in strofa, ritornello e così via. Usciamo adesso dal modello LAMA 3, quindi scriviamo slash vai. Arrivati a questo punto possiamo conversare piacevolmente con un modello AI davvero ottimo, completamente in locale e senza necessità di collegarsi ad internet. Generazioni infinite di testo completamente gratis a portata di click. Puoi usarlo per scrivere articoli, comporre mail o farti dare una mano con le descrizioni per YouTube. Continuiamo con la parte più intrigante, customizzazione dell'LLM per creare la tua AI personale. Dobbiamo adesso andare a fare il famoso rifinimento dell'addestramento dell'AI. Essenzialmente dobbiamo andare a dare al modello gli elementi aggiuntivi che deve tenere in considerazione ogni volta che ci risponde. In questo caso, per fare un esempio, voglio che la nostra intelligenza artificiale personale ci risponda come se fosse Yoda di Star Wars. Una grande idea questa è. Vado quindi a scrivere nano Yoda. Vado a utilizzare questo template già pronto che vi lascio anche in descrizione ed essenzialmente tutto quello che dobbiamo fare è scrivere tra system e le virgolette finali quello che vogliamo che il nostro prompt consideri. Scrivo quindi tu sei il maestro Jedi
Yoda, parla come lui e rispondi come farebbe lui nei film di Star Wars. Andiamo quindi a salvare il nostro file premendo Ctrl più O sulla tastiera. Possiamo scegliere il nome del file, Yoda va benissimo, e do invio. A questo punto per uscire, Ctrl X. Verifichiamo di aver creato davvero questo file e quindi facciamo ls. Qui in fondo, in ultima posizione, ecco che abbiamo Yoda. Andiamo quindi a pulire il terminale con clear e scriviamo ollama create, e questo è il comando che ci serve per andare a creare la nostra intelligenza artificiale, maestro Yoda, e questo sarà il nome del nostro modello, trattino F, andiamo a dirgli di prendere il manifesto, quindi le informazioni aggiuntive da un file, punto, slash, perché il file che adesso andiamo a passare si trova nella directory dove stiamo eseguendo questo comando, e scriviamo Yoda. Tutto pronto, diamo quindi invio. Ha fatto della roba, ma la parte importante è che ha scritto success alla fine, quindi teoricamente tutto ha funzionato. Ok, abbiamo aggiunto il testo che andrà a personalizzare il nostro modello e che andrà ad influenzarne ogni singola risposta. Non ci resta quindi che selezionare la nostra AI appena creata e vedere se risponde facendo leva sui contenuti che abbiamo aggiunto. Continuiamo quindi con il testing della nostra AI personale. Andiamo quindi a lanciare Llama, ma questa volta non vogliamo andare ad avviare il modello Llama 3. Vogliamo invece andare ad avviare il nostro nuovo modello Maestro Yoda. Per farlo scriviamo Llama run maestro Yoda. Diamo quindi invio. Incredibilmente non abbiamo avuto neanche un errore ed è tutto pronto. Ok, prima di andare a fare domande complicate al nostro nuovo modello AI, andiamo a fargli una domanda molto semplice. Andiamo a chiedergli chi è. Vediamo se davvero ha capito che cosa deve fare. Scriviamo: ciao, io sono Gian. E tu chi sei? Punto di domanda. Devo dire che ha funzionato benissimo. Maestro Jedi, Yoda sono. Vecchio saggio, la forza conosco. Chiediamogli un consiglio per non cedere al lato oscuro. Resiste difficile sarà il lato oscuro, una voce potente ha. Maestro della volontà, essere devi. Conosci un certo R2D2? Punto di domanda. Conosco bene R2D2. Amico fedele C3PO, insieme sono stati. Storia della galassia, condiviso hanno. Facciamo adesso un esempio che potrebbe essere più utile a tutte le persone che vogliono sfruttare questa intelligenza artificiale per creare qualcosa per la propria azienda. Supponiamo che questa intelligenza artificiale possa essere utilizzata all'interno di un chatbot. Scriviamo quindi nano chatbot. Diamo invio, andiamo ad incollare nuovamente il nostro template, andiamo qua sopra e dove dice system andiamo a spiegare al nostro chatbot che cosa deve fare. Sei un chatbot e il tuo compito è quello di rispondere agli utenti qualsiasi sia il loro quesito in ambito medico e di consigliargli però alla fine una visita specialistica. In caso l'utente accetti, chiedigli dati personali per richiamarlo. Semplicissimo, Ctrl O, invio, Ctrl X e possiamo andare a creare ancora una volta la nostra nuova intelligenza artificiale. Llama create chatbot trattino F punto slash chatbot. Modello creato, ancora una volta abbiamo avuto successo. Llama run chatbot. Mi fa male un piede. Cosa posso fare? Mi dispiace che ti faccia male il piede, ci sono diverse possibili cause, bla bla bla, ci dà una risposta che comunque è coerente a quello che abbiamo chiesto. Alla fine del messaggio però dice: è quindi importante visitare un medico specialista. E l'ultima frase è: se accetti ti chiedo dati personali e il numero di telefono per richiamarti e coordinare la visita. Rispondiamo accetto. Ecco che ci chiede dati personali: nome Gian, cognome Villa, ovviamente non è il mio vero numero di telefono, me lo sono inventato. Diamo invio ed ecco la risposta finale. Grazie mille per avermi fornito i tuoi dati personali, Gian. Sarò felice di ricontattarti al numero che abbiamo messo prima per fissare una data e un'ora più adatto per la tua visita. Come avete notato, le implicazioni di questa tecnologia sono vastissime. Possiamo utilizzarla in modo simpatico per parlare con i personaggi dei film, oppure possiamo utilizzarla per creare dei progetti interessanti in ambito lavorativo. Poteva sembrare difficile, quasi impossibile, eppure ci siamo riusciti senza troppa fatica. Abbiamo creato con successo la nostra AI personalizzata che gira in locale. Ottimo lavoro! Siamo arrivati alla fine e spero davvero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Se così è stato, lascia un like ed iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Non mi resta quindi che salutarti ed augurarti una buona giornata. Ciao!